Ma chi è più figa? Chi è più figa? Sta bistecca de Vaghi o Francesca? Sta bistecca de Vaghi o Francesca? Ragazzi, sono veramente indeciso, però il canale si chiama... Bracemi ancora, eh? Così non io. Si chiama Super Femmina Wow Wow. No. Quindi, tesoro mio, non è un video dedicato a te. Quindi mi dispiace. Rimani una gran figa, ma io continuo a preferire lei. Amici di Bracemi ancora, beccatevi questa T-Bone, anzi no, sorry, questa Porterhouse... È sempre una bistecca con l'osso di Wagyu italiano. Poi approfondiamo la questione. Benvenuti al ristorante La Brasa. Sono a Codogno, che fino a qualche tempo fa Codogno, insomma, non c'era una buona nomina, poracci, ci hanno avuto una sfiga che alla metà bastava. Dopo sto video Codogno sarà la capitale del Wagyu e verrete tutti qua per mangiare questa bistecca che è la fine del mondo. Benvenuti ad un'altra tappa del nostro tour alla ricerca della bistecca più buona d'Italia. Ora ti presento questa bistecca, ti presento chi la alleva, ti presento chi la vende, insomma famo tutta una grande presentazione su questa bella bistecca, però devo dirti una cosa. Sì. In Total Black stai molto bene. Ti piace? Mi piace molto in Total Black. Ragazzi, che ne dite del Total Black di Francesca? Perché non stai così quando lavi i piatti a casa? Poi ne parliamo. Comunque, ragazzi, direi che iniziamo a parlare seriamente di carne. Invitiamo l'allevatore che produce queste bistecche strepitose, Vittorio della Cicolina, che ci dice un po' che carne ci ha preparato. Vittorio, insieme al fratello Alessandro, voi avete un'azienda, si chiama La Cicolina. Esatto. State qua vicino, giusto? Sì. Vi siete messi in testa che volete allevare Wagyu italiano. Esatto. Questo è un vitellone Wagyu F2, quindi sì. 75% Wagyu, 25% frisone italiana. Potete notare una bella marezzatura. Non è proprio come quella giapponese, ma è una scelta voluta per poter mangiare appunto bistecche di questo tipo. E qui c'è interpretazione da parte vostra. Sì, assolutamente, questo perché il Wagyu giapponese ha un livello di marezzatura talmente elevato che appunto viene mangiato in una maniera estremamente diversa da come lo mangiamo, come mangiamo la bistecca noi italiani o comunque in Europa, e viene mangiata con la tecnica dello yakiniku, quindi tagliata a striscioline sottili proprio per le venature di grasso estremamente presenti. Come si chiama la tecnica? Yakiniku. Yakiniku. Invece noi qua se la mangiamo noi all'italiana. Qua all'italiana, esatto. Ci facciamo un bel bisteccone, come vedete è molto ben marezzato, ma appunto la scelta è quella di avere una marezzatura più equilibrata. Guardate che meraviglia, bella, dai, devo dire che è bella. Se dovessimo fare un concorso, se il concorso sì. fosse sulla foto più bella, questa sicuramente sarebbe sul podio. Ora benissimo. Però la dobbiamo assaggiare, certo. Andiamo da Davide, che è il proprietario qui della baracca, certo. Che ci spiega, ci racconta tutto e c'è la cucina. Francesca, allora, io adesso ti faccio un confettino di grasso, te lo servo, tu elabori e decidi che cosa ci dobbiamo bere, va bene? No, lo decidi tu. Lo decido io? Perché ti porto due bottiglie. Wow, mi piace. Okay. Una giusta o una sbagliata? Va bene. Sicuramente sceglierai quella sbagliata. Ovvio, certo che c'hai dei dubbi. È troppo grande, non voglio piccolo. Facciamo metà. Lo sai che quando fai queste operazioni si sente il criceto della tua testa che corre. Sono due criceti. Ce ne due. Sono di quelli. Motore. Sei bicilindrica sei. Ciao amici di Bracemi ancora, breve interruzione per dirvi che è uscita la nostra guida Steakhouse e Macellerie d'Italia. 400 indirizzi utili dalle Alpi alla Sicilia, ci sono tutte le province. La trovate su Amazon, basta digitare il titolo della guida o al limite il mio nome e il cognome, oppure vi lascio il link in descrizione. 13,50€, 350 pagine, così sapete dove andare a mangiare carne di serie A. Il grasso è molto delicato, non è coatto, non è cafone. Hai visto prima Vittorio, il personcino in modo che è? È come lui, il grasso di Vittorio. Il grasso dei mucche di Vittorio rispecchia la personalità di Vittorio, sempre così. Se arrivava uno cafone, molte faccio mangiare il grasso da mucca mia. Il grasso era Invece Vittorio, il personcino in modo. Che bello. Tipo seta, no? Tipo foulard di seta. Ciao amica. Ciao. Tu sei Alessandro, il fratello di Vittorio, eh? Esatto. Gli dai la mano a gestire tutta la sempre, pratica. Sono sempre con lui. Sì, ma tuo fratello sei emozionato prima di fronte alla telecamera. Non mi ha detto quanto è frullata sta carne. È frullata 50 giorni 50 questa. Giorni. Ma voi la vendete in tutta Italia? In tutta cioè, Italia. Cioè, ristoranti, macellerie private. Chi vuole va sul sito vostro e se la compra. Chi vuole ordina e gliela mandiamo. Ok, mi piace. Bravo, andremo d'accordo. Vado in cucina, eh? Ok.
cazzo ti sei messo in posa per questa intervista? Sembri in bronzo di Riace, sembri. Oh, guarda, senti, tu sei proprietario del ristorante. Sì. Molto carino. Grazie. Molto bello. La cosa che mi piace più di questo ristorante sono i quadri, vedi? Belli. Bellissimi. Belli, c'è molto studio, mi piace tanto. Senti, chi vuole mangiare carne interessante nella zona, viene qua. Vieni qua. Perfetto. Viene qua, si siede e si vede la bistecca che sfrigola su quel meraviglioso braciere. Sì. Namo. Ho scelto due bottiglie, Alte Masi 2016 Trento Doc e un fantastico Pinot Nero di Franzas. Sono due vini buonissimi, tutti e due, ma uno ci starà da Dio e l'altro no. Pietro, prima ti ho chiamato Paolo, ma sì, mi devi perdonare. A Roma festeggiamo San Pietro e Paolo, io quando incontro un Pietro lo chiamo Paolo. Quando incontro un Paolo lo chiamo Pietro, faccio sempre confusione. Io le cucinerei tutte e due, cottura al sangue, mi raccomando. Assolutamente. Però tu mi hai detto che prima mi fai assaggiare una tartarina. Pensavamo di offrirvi una tartara. Che è quello che trovano i clienti quando vengono qua. Assolutamente. Bene, dai, datte la fava, sono curioso. Perché mentre Paolo detto Pietro, Pietro detto Paolo ci prepara la tartare, facciamo un approfondimento su queste bistecche. Sapete, queste sono tutte e due bistecche con l'osso a T. Ma gli americani, che da questo punto di vista non gli si può di niente, hanno creato una definizione diversa per queste due bistecche. Allora, ve lo dico, quando il filetto è grande grande come in questo caso si chiama porterhouse, quando invece il filetto è più piccolo la denominazione è T-bone. In Italia noi queste bistecche qua le chiamiamo taglio alla fiorentina, ok? Non facciamo queste divisioni in base alla grandezza del filetto. Altra nota tecnica riguarda il Wagyu e il Kobe. Wagyu è la razza, diventa Kobe quando il Wagyu, cioè la mucca Wagyu, vive, cresce e pascola abbiatamente a Kobe, che è una prefettura giapponese. Quindi tutto il Kobe è Wagyu, ma non tutto il Wagyu è Kobe. Non ho capito un cazzo. Se non avete capito, vi riguardate il video, perché mi sembra sono stato bravo, no? Di qui, confermate? Cioè, mi confermano di sì. Bene, damogli sotto dalla tartare. Pronto, veloce, rapido e indolore, mi piace. Una considerazione, ragazzi, sulle tartare. Giro tanto, giro tanti ristoranti, mi interfaccio con tantissimi chef e quindi volevo chiedere a voi se la vedete un po' come la vedo io. Molto spesso, più lo chef è giovane e quindi più c'ha voglia di emergere, più molto spesso mi riempie la tartare di ingredienti, quasi a voler mettere, sovrapporre la sua personalità sulla carne. Quando invece lo chef mi diventa un pochino più grande, più maturo, più adulto, comincia ad avere i capelli bianchi, diciamo, cambia questo approccio e tende a essere meno invadente nei confronti della tartare. Ditemi se anche voi avete riscontrato questo nei vostri assaggi. Io è una cosa che riscontro spesso. Qui il nostro amico c'ha quasi trentenne, quindi è proprio sulla via di mezzo, ok? Questa io sto a fare una generalizzazione mostruosa. Magari non rientri in questo tipo di... No, ma sono d'accordo con te. Sei d'accordo con me? Sì. La tartarina... Mi piace? Sì, innanzitutto è carino. Mi piace questa, diciamo, svirgolata di senape stia a fianco e non stia sopra. Chef, questo che sarebbe? Questo è un cavolo cappuccio marinato condito con un olio al sesamo e del sesamo. Quindi, in francese. È fassona, secondo me è la miglior carne in assoluto per fare la tartare. Su questo io non è un mio convincimento. E assaggiamola. Io la assaggio così. Dai sotto pure te. Vabbè, questo mi piace. Ti piace? Sì, sì. Si sente la carne soprattutto. Vai. Ok, la sanno fa. No, la condita da Dio, a parte la. Niente, non mi ascolta più. A parte più. La. No, niente, scusa. Ma che me la sega. La vabbè. Buona, è buona, eh? Facciamo così, guarda, se proprio uno vuole, intinge nella senape con un po' di miele. Puoi anche fare così, invece di essere rozzo. Ma per esempio, io alla senape non mi fa impazzire la carne della tartare, però sono gusti, eh. No, mi fa morire, perché quando dice che non gli piace una cosa, poi ci ritorna. Promossa, mi piace, molto buona, molto buona, molto buona. Ragazzi, la brace si sta preparando, io colgo l'occasione per ringraziare, come di consueto in questo nostro tour, la Mancini Market, che è un'azienda che davvero ci ha permesso di girare l'Italia alla ricerca della bistecca più buona d'Italia. La Mancini Market che fa vende attrezzature professionali per macellerie e ristoranti con una formula di acquisto molto intelligente. Il noleggio operativo significa che se voi volete comprare un strumento, diciamo un dispositivo, un macchinario, la Mancini Market riesce a vendervela un tot di euro
al giorno. Facciamo un esempio: dovete comprare un grosso frigorifero per frollare, la Mancini Market ve la vende chiedendovi un investimento di 3 euro al giorno. È una cosa molto interessante, soprattutto in questo periodo di incertezza e di difficoltà, e quindi va ringraziata la Mancini Market, uno perché ci permette di fare questo giro meraviglioso per scoprire tanti aspetti dell'Italia, e due perché dà l'opportunità a chi vuole di poter investire senza vendersi direttamente un rene. Secondo me la brace è pronta. Si inizia! Quanto manca? Secondo me fra un minutino iniziamo a girare. Perfetto, allora ho tempo, ragazzi, per raccontarvi questo meraviglioso dispositivo di cottura, questa griglia costruita completamente a mano dal papà di Davide, ma guardate, ha riciclato tutto. C'è la vecchia ruota di un carro, questa è la catena di una bicicletta, questo è il chiavistello di qualche porta. Molto semplice, la griglia va su e la griglia va giù. Dispositivo di cottura molto intelligente, fatto completamente a mano dal papà di Davide, che gli ha fatto risparmiare qualche bel migliaio di euro. Ce ne fossero i dispositivi di cottura così, tra l'altro con la camera con i mattoni refrattari, fatta anche questa dal papà di Davide. Complimenti, 1 milione di punti. Curioso di assaggiare questo Wagyu italiano firmato alla Cicolina e ragazzi, preparato qui al ristorante La Brasa. Sono molto curioso. Allora, già l'odore è meno invadente del Wagyu classico. Io paragono il Kobe, il Wagyu giapponese, ad un lottatore di sumo. Il Wagyu ha le sembianze di una geisha, ma quando lo mettete in bocca, ragazzi, è un lottatore di sumo, nel senso che vi invade tutta la bocca. E la stessa cosa alle narici, quando annusate, odorate il Wagyu, wow, si sente che è tanta roba. Questo no, l'aspetto né del lottatore di sumo né di una geisha, è diverso. Ragazzi, no, non era affatto un lottatore di sumo. Sapete che in bocca che mi sento? Mi sento il carattere di un lanciatore del peso, quindi si sente che una carne c'ha carattere, ma che si muove in bocca con l'eleganza di una saltatrice. Avete presente quelle atlete che fanno il salto in alto, longiline, gazzellose? Ecco, io ho questo in bocca, ho un mix tra un lanciatore del peso e una che fa il salto in alto. Molto molto convincente. Fra, vieni! Ah, l'odore è bello, sapore di carne quella vera, cioè ricordi di bambina, cioè proprio pulito. Tenera da morire. Ma è un tenero non anonimo. No. È un tenero di carattere. Non è unta. È quella carne che te ne mangeresti una quintalata. Sì. Mentre invece il Kobe, il Wagyu giapponese, una quintalata non te la mangi. È questa, diciamo, la caratteristica che deve avere il Wagyu italiano. Ma poi il grasso, se è tutto qua, cioè, vedi, non siete tutto... È stato bravo, diciamo, lo chef che ce l'ha cotta a mestiere. Bellissimo. Ha fatto una cottura al sangue. Beh, ma quando si beve? È quando tu apri le bottiglie, tesoro. Mentre tu apri le bottiglie, continui. Sei pronto? Ah. Uh-huh. Ti ho portato un Trento Doc Altemasi millesimato. Ti ricordi che vuol dire millesimato? Mm-hmm. Sì. Che vuol dire? Uve di quest'anno. Ma quanto sei figo. Hai visto? È un anno solo. 2019. Uve okay. Dell'anno, da sì. Da papà. E poi, Pinot Nero, Franzas, conosci, mai bevuto? Mai bevuto. E che hai bevuto te? Però il Pinot Nero l'ho sentito, lo sai. L'hai sentito? Mm-hmm. In un film. Francesca, io già so che uno non c'entra niente e uno si sposerà bene. Però non lo so, ora assaggiamo. Quanto è buona sta canna. Questo è rosso e Pinot. Ragazzi, io niente, è proprio una battaglia persa. Questa è la bollicina. Secondo me ci sta meglio la bollicina, perché sciacqua. Sciacqua, non si può sentire. Sciacqua. Ti prepara la mi riprepara la bocca per continuare a mangiare. No, se sciacqua. Sciacqua, nel senso che avanti in altro. Ci sta bene, che senti la bolla quanto è fina poi? Il vino rosso è come se arrivasse la falce, vroom. Invece la bollicina è come se arrivasse una carezza. Preferisco le carezze alle falci. No, il vino rosso ti rimane il vino rosso. Non vino ti rosso. Lascia ti. Praticamente il vino rosso sei te quando ti arrabbi, la bollicina sei te quando sei di buon umore. Ah, esatto, uguale. Però vediamo se
il mio palato è in sintonia col palato di un altro grande carnivoro. Perfetto. Andrea, vi è qui. Mi presento Andrea, che su Instagram sei cinicamente Ciao. Al sangue. Cinicamente al grande sangue. Carnivoro che racconta la carne, seguito sui social, devi fare la stessa prova. Sono qua che io ho l'acquolina in bocca. Non so, è mezz'ora che stai là, che aspetti sto turno, esatto, c'hai ragione pure te. Adesso rimangia. Non mi aiutate, io... Guarda, guarda che fa ste cose, è un duro lavoro. Bevi, no. Mangia, bevi, mangia, bevi, mangia. Cioè, mica è per tutti, c'ho l'er fisico. Posso dare un'altra sgagnata? La voglio, guarda quanta ce n'è. Mi è tornato sulla bolla, mi è tornato. Sì, ma perché effettivamente valorizza la carne. Cioè, esce molto di più la carnosità. Bene ragazzi, conclusioni finali, che dire di questo ristorante, che dire di questa carne? Oltre ai quadri che sono bellissimi, dobbiamo però focalizzarci sulla carne. Indiscutibilmente questa materia prima, questa carne, questo allevamento è di serie A, non gli si può dire assolutamente niente, è stata un'esperienza molto molto positiva. Il fatto che poi ci sia stato anche il confronto sui vini ha accresciuto la nostra esperienza e spero abbia accresciuto anche la vostra. Veramente sto in qualche modo cercando di elaborare dei difetti, ma ancora non li trovo. Quindi l'esperienza si chiude in maniera strapositiva. Non so se questa carne vincerà la nostra challenge, il nostro concorso per quel che riguarda la bistecca più buona d'Italia, ma sicuramente lotterà e sgomiterà per stare sul podio. Questo è poco, ma è sicuro. Merito va dato all'allevatore e al ristoratore che puntano su questa carne, su questa razza, su questo mix molto particolare e su questa impronta molto italiana a quella che poi è una carne di matrice giapponese, di matrice orientale. Sono molto molto soddisfatto. Acquistate i prodotti della Cigolina se vi abbiamo incuriosito, o venite a trovare Davide qui alla Brasa se magari siete di zona o passate da queste parti. Ho detto tutto, non vi devo dire null'altro. Un abbraccio e che la brace sia con voi. Ciao.